Hello everybody! Dopo due settimane rieccomi tornato sul canale. Ovviamente dopo le feste, durante le feste soprattutto, non avrei potuto editare nulla perché ovviamente per mancanza di tempo si sta con la famiglia eccetera eccetera. Eccomi però tornato dopo due settimane con la granola che mi avete super richiesto su Instagram. Come al solito, qui sopra vi lascio sempre nelle schede gli ultimissimi video che ho pubblicato, quindi se ve li siete persi, andate subito a vederli. Vi ricordo, per non perdere nessun video, cliccate sulla campanellina che trovate vicino al tasto iscriviti. Perfetto, possiamo partire con la ricetta. Mi raccomando, come al solito, gli ingredienti ve li elenco sotto nell'info box. Quindi iniziamo con lavare la mela e sbucciamo una bellissima mela, che sia verde o rossa non ha importanza. Ovviamente mi sono dimenticato di registrare il pezzo in cui vi tagliavo la mela, ma insomma tagliamola a pezzettini piccolini. E in un mixer vi consiglio di utilizzarne uno più grande, perché il mio non è tanto potente, infatti ho fatto una fatica a tritare tutti gli ingredienti. Comunque sia, potete inserire dai 4 ai 4-5 datteri, insomma, perché già mi è venuto bello dolce utilizzandone solamente 4. Figuriamoci se ne avessi aggiunti di più. Quindi li sbuccio, tolgo il nocciolo e li inserisco nel mixer. Dopodiché io ho utilizzato l'olio di cocco, che sinceramente dà un aroma fantastico. Di solito utilizzavo l'olio di girasole, questa volta che ho utilizzato quello di cocco ha dato un aroma veramente buonissimo, quindi ve lo consiglio. E vi direi a questo punto di aggiungere 1-2 cucchiai d'acqua che io ho aggiunto dopo, vi consiglio però di aggiungerli ora, ed iniziare a frullare. Ovviamente mi sono dimenticato di dirvi che l'olio l'avevo leggermente riscaldato al microonde. Comunque sia, scaldatelo fino a che non diventa liquido. Quindi una volta che avete ottenuto e avete frullato i datteri con i 2 cucchiai di acqua, aggiungete tutta la mela tagliata a pezzettini e qui iniziate a frullare finché non arriverete ad ottenere un composto super liscio. A questo punto potete decidere se frullare i fiocchi di avena o meno. Io ho deciso di frullarli perché mi piace ottenere quel tipo di granola super agglomerata, non so se avete presente, e ciò non toglie che potete benissimo non frullare i fiocchi, vi viene comunque la granola. Non bene quanto se frullate i fiocchi comunque. Quindi ho aggiunto cannella abbondante, un pizzico di sale e la frutta secca. Io ho deciso di utilizzare mandorle pelate, noci, avrei aggiunto anche le nocciole se le avessi avute, e le mandorle con la buccia, insomma. A questo punto date 3-4 colpetti di frullata alla massima potenza. Come vedete, la frullata deve essere non troppo lunga, nel senso che non dobbiamo ottenere una farina di avena, ma semplicemente arrivare ad ottenere metà fiocchi di avena frullati e metà interi, più o meno. Trasferiamo
il mix che abbiamo ottenuto in una ciotola bella capiente e aggiungiamo la purea che avevamo ottenuto prima. In pratica adesso dobbiamo mescolare benissimo il tutto fino a che tutto il composto non diventi, insomma, un tutt'uno bello appiccicosino. In poche parole, la purea che abbiamo ottenuto all'inizio fa da legante ai fiocchi d'amena. Questo ci permetterà di ottenere la bella granola che vogliamo agglomerata. Come vedete, adesso il composto è bello appiccicosino, come ho detto prima. Non facciamo altro che trasferirlo su una teglia foderata con carta forno e schiacciamo leggermente, mi raccomando, il composto fino ad ottenere, insomma, una barretta enorme di fiocchi di amena. Comunque non schiacciatela troppo. Forno preriscaldato a 180 gradi, 185, per più o meno dai 40 ai 45 minuti. Mi raccomando, comunque deve arrivare ad essere più o meno un marroncino scuretto, ma non troppo, nel senso che io ho voluto raggiungere un effetto super croccante perché mi piace tantissimo. Mi raccomando, non bruciatela, insomma, controllatela per bene. E più o meno a metà cottura mi sono dimenticato di registrarvi il pezzo in cui la... con un mestolino la rompevo e giravo leggermente, comunque sia lasciando dei bei pezzettoni agglomerati. Infatti adesso che tolgo la musica sentirete il rumore che fa, super croccante. Insomma, come vi avevo detto, è venuta davvero fantastica. Poi con solo 4 datteri è venuta davvero dolce. Non me l'aspettavo. Beh, comunque sia, vi consiglio appunto i datteri del Mejul. Non so se si pronunci così. Sono fantastici, dolcissimi. Io amo follemente i datteri. Ultimamente li sto utilizzando spesso per dolcificare le mie ricettine dolci. O, come ben sapete, amo follemente le banane maturissime. Mi piacciono un sacco per dolcificare. Spero comunque sia che questa ricetta, che tra l'altro mi avete richiesto tantissimo su Instagram, vi sia piaciuta. Fatemelo sapere nei commenti. Comunque sia, mi date sempre dei feedback super positivi nei direct. Mi scrivete tantissimi messaggi stupendi e vi ringrazio di cuore. Se ancora non mi seguite su Instagram, vi lascio il mio nickname. Io mi chiamo Andrea Capodanno. Facilissimo da ricordare e da ricercare. Vi mando un bacione grandissimo, spero abbiate passato delle feste fantastiche e vi auguro un anno pieno di felicità e positività. Al prossimo video!